Speciali da Sport in compagnia di Riccardo Botta, mister della prima squadra dell'area calcio Alba Aroero. Bello essere qui sul sintetico di Renzo Saglietti, bellissimo soprattutto che alle tue spalle ci siano i ragazzini che stanno facendo allenamento. Sempre, poi vabbè, adesso non è più la prima volta che ci incontriamo io e te, fortunatamente col sole o in autunno con le nuvole abbiamo sempre i ragazzini dietro che si divertono, quindi confermiamo l'ambiente area calcio anche in versione invernale. Anche perché parliamo dopo dei grandi, voglio cambiare la scaletta perché da quest'anno tu hai assunto anche un ruolo di spessore all'interno del settore giovanile dove guardi l'area tecnica, ma voglio che sia tu a parlarsene. Sì, allora vabbè, a parte la parte tecnica, la guida tecnica della prima squadra, quest'anno sono anche responsabile dell'attività di base di area calcio. È da un mese circa che in punta di piedi cerco di fare il mio mestiere, spero nei mesi prossimi di riuscire a dare anche un contributo, anche se poi alla fine la mia presenza, il mio lavoro è quello di tutoraggio nei confronti dei giovani coach che allenano l'attività di base, che questo è anche il nostro vanto, abbiamo quasi tutti allenatori che sono molto giovani, laureandi o laureati, e bravissimi, appassionati, ottimi con i bambini, magari hanno bisogno anche di quello che può essere una guida più esperta come quella che posso essere io, specialmente nella parte tecnica. Assolutamente sì. Veniamo alla prima squadra perché al di là del singolo risultato domenicale c'è molto di più, no, in questa area calcio a Baroero. Sì, sicuramente. Non abbiamo ancora, purtroppo, avuto ancora l'occasione di poter giocare con l'organico al completo. Abbiamo sempre qualche piccolo infortunio che si mette come ostacolo. Questo però naturalmente non è assolutamente una scusa. Abbiamo perso tre partite in trasferta che ci mettono nelle condizioni di non essere nella posizione in classifica che forse all'inizio dell'anno speravamo, però sicuramente stiamo già facendo un buon campionato, stiamo facendo anche meglio degli anni precedenti, dobbiamo solo trovare l'assetto giusto quando ci muoviamo dal Saglietti. Sta crescendo Riccardo Botta come allenatore, ne parlavamo anche a microfoni spenti, ma sta crescendo anche l'area calcio come squadra in questa dimensione della prima categoria in girone F, perché ormai siete una realtà, possiamo dirlo, consolidata. Sì, sì, è divertente il fatto che ci aspettano, ci conoscono, sanno che tipo di squadra siamo e questo fa piacere anche e soprattutto alla società. Non neghiamo che ci piacerebbe fare ancora qualcosa di più e vediamo. Vediamo quello che dirà il campo. Tutto questo all'interno della realtà area calcio, e tu che la vivi da tesserato, da mister, da anche dirigente per storia giovanile, che realtà è? Ah beh, area calcio è una realtà ideale per chi comunque ha piacere di giocare a pallone da qualunque età. Da partire dal 2019 vedo lo stesso medesimo approccio fino ad arrivare alla prima squadra, cerchiamo di mantenere sempre un ambiente pulito, divertente e organizzato, e spesso quando vado in giro mi accorgo che riusciamo a fare bella figura con tutte le categorie, tutti i dirigenti, tutti i mister. È una bella immagine che ci teniamo che insomma rimanga così. Ultima cosa è quel logo lì che hai in questo caso sulla felpa della tuta, però cosa significa poi anche indossarlo sulla divisa da gioco? Questa è una domanda trasversale perché può valere per i grandi ma può valere anche per i ragazzini che si stanno allenando dietro di te. Certo, certo, come ti dicevo sta diventando un bel brand e francamente ritengo veramente molto interessante che, come ho detto prima, i nostri mister dei ragazzini più giovani siano giovani loro stessi. Buona parte di loro tra l'altro gioca in prima squadra con me, questo fa sì che ci sia una sorta di trasmissione di passione anche verso i piccolini che spesso vengono qua poi la domenica pomeriggio a fare il tifo per il proprio mister, ed è un bel veicolo per appassionarsi alla società.